È quasi mezzogiorno e mezza ed ecco uscire le prime anziane dal centro Alzheimer Margherita. Dopo quasi 6 mesi di chiusura tra lockdown, burocrazia, mancanza di fondi e dubbi sulle norme anticontagio da rispettare, oggi la struttura ha finalmente riaperto le porte. Presenti per un saluto anche il sindaco di Fano Massimo Seri e l'assessore al welfare Dimitri Tinti. Sono state accolte, questo è importante, tutte le richieste dei familiari. Quindi con il fatto che sono massimo 20 al mattino e massimo poi 20 al pomeriggio, con gli spazi che sono comunque ampi, è possibile in un arco temporale più ampio di accogliere tutte quante le disponibilità e le richieste. Quindi questo è importante, è un centro al quale noi come comunità teniamo molto, quindi ben venga questa riapertura. Finalmente dopo tanti mesi anche i familiari e soprattutto chi frequenta questo centro avrà la possibilità di ritornare, avere un minimo di sollievo. E tra commozione e gioia, i familiari hanno voluto ringraziare le istituzioni e tutti coloro che ad ogni modo hanno portato avanti la battaglia per la riapertura del centro. Soddisfatta anche l'AIMA, l'Associazione Italiana Malati di Alzheimer, sezione di Fano. Ci auguriamo che anche tutti gli altri servizi riprendano velocemente, tra cui la mensa, perché per chi è nell'entroterra solo 4 ore è un po' faticoso andare avanti e indietro. Però pian piano noi sappiamo che tutto ritornerà alla normalità, ce l'auguriamo. E in attesa che tutto possa tornare alla normalità, i familiari delle persone malate di Alzheimer che frequentano la struttura ricordano di non dimenticare chi dimentica. Una frase riportata sulle magliette indossate per l'occasione e ribadita in questi lunghi mesi di chiusura anche da Lucia Bilancia, la prima donna a riportarci la sua testimonianza lo scorso mese di luglio. Sono molto contenta e anche molto emozionata perché il nostro grido d'aiuto è stato ascoltato. I nostri politici locali ci hanno aiutato, tutti, e questa struttura ci ha badato a riaprire, un po' per la prassi, un po' per le linee guida, un po' per i tamponi. Per oggi ringrazio il cielo che mi ha dato la forza di difendere mia madre innanzitutto, tutti gli ospiti, tutti i familiari, gli operatori che sono stupendi, la coordinatrice che è super e siamo qui. E sottolineo però che questa situazione voglio che non si verifichi mai più. Abbiamo sofferto tanto e voglio che, come ben vedete, non ci dimenticate più. Questa struttura non si deve mai più chiudere, deve rimanere aperta. Perché questi malati sono cittadini che fanno parte del sociale e il sociale ha diritto alle sue cure. Ed è giusto che un cittadino venga curato e non dimenticato. Ringrazio a tutti, 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 perché chi nel piccolo, chi nel grande, chi in un modo e chi in un altro ci ha sostenuto, ci ha dato una mano, ci ha ascoltato. Siamo stati pesanti, sì, va bene, però guardiamo il risultato, che era per un buon scopo, per un buon fine e per aiutare tante persone che siamo veramente in difficoltà.